insomma, un pizzico di preoccupazione in più, mentre vedete che nel Sassuolo sono pronti ad entrare due giocatori. Cosa ha visto Gervasoni qui che non va? Che è successo? A colloquio con Constant. Allora, vediamo un po', Poppy Bonnici, vediamo un po', Costante prende palla, la butta lì fuori, ne vuole un'altra, ah, e poi stizzito la lancia in tribuna, e viene allontanato dal direttore di gara, Gervasoni, l'ha mandato via, Rosso? Non sono incapito, anche perché la reazione di Constant è stata... Forse dalla reazione di Constant il pubblico insulti forse, razzisti? Forse l'ha beccata. Insomma, anche quel pallone... Non so, razzisti o non ho sentito per la verità, però... Insomma, nemmeno io ho sentito, ma la sensazione, da quanto è arrabbiato Constant, che se ne vuole andare, da come ha lanciato il pallone in tribuna e da come il direttore di gara sta andando lì verso il quarto uomo, la sensazione è che Constant, non abbiamo visto cartellino rosso, abbia sentito qualche cosa di poco piacevole dalle tribune. Constant ha preso la via degli spogliatoi, sì, e se n'è andato, sì. No, che espulso, sentite, no. Non espulso, è lui che se n'è andato. Attenzione, sentite un attimo. Non è espulso, è uscito lui per le coreografiste. Adesso facciamo fare il... Ho chiesto a lei. Non mandare delle stupidate. Io non ho parlato. Allora, Gervasoni chiarissimo. È stato espulso, quindi... Non espulso, ma chiarissimo, Cori Razzisti ha preso e se n'è andato, insomma, un po' l'episodio di Busto Arsizio, si è a lungo dibattuto, no? Se in questo caso è giusto interrompere una partita oppure no, allora furono i Cori Razzisti a Boateng, tutto il Milan se ne andò dal campo, qui la sensazione è che il Milan mandi in campo uno, anche se, insomma, se n'era andato via da solo.